A voi tutti buonasera e bentrovati ad intorno alle 9. Questa sera parliamo di Prato Mobile, un progetto innovativo basato sul mobile journalism al quale la nostra emittente sta lavorando da molto tempo e che coinvolge dei giovani del territorio che si stanno affacciando al mondo del giornalismo. Ne parliamo insieme al mio collega, giornalista di TV Prato e Toscana Oggi, Giacomo Cocchi. Buonasera Giacomo. Ciao Arianna, buonasera a tutti. E anche con due dei protagonisti di questo progetto, due ragazze che presento subito, sono Valeria Ghiri e Silvia Fioravanti. Buonasera Valeria e buonasera Silvia. Buonasera. Buonasera. E benvenute, grazie per essere qui con noi. Allora, iniziamo subito spiegando che cos'è Prato Mobile, Giacomo. Allora, Prato Mobile è un progetto innovativo di TV Prato, un progetto realizzato con il contributo della Regione Toscana, un progetto al quale abbiamo lavorato davvero da tanti mesi, possiamo dire da più di un anno, e riguarda a come cuore, come obiettivi, principalmente viaggia su tre filoni. Il primo è quello dell'innovazione del metodo giornalistico, quello dell'aggiornamento, e allora abbiamo deciso di affidarci al mobile journalism. Che cos'è il mobile journalism? È un metodo, uno strumento per fare giornalismo, realizzare servizi attraverso lo smartphone, uno strumento che tutti oggi abbiamo in tasca e che grazie alla possibilità di scattare foto, girare video, pubblicare e condividere può diventare uno strumento per fare televisione, per fare documenti filmati. Poi abbiamo voluto con questo progetto coinvolgere forze fresche, giovani, nel mondo del giornalismo e poi anche la possibilità, è più una seconda fase, poi magari dopo se vuoi Arianna ne parliamo, Certo. quello di coinvolgere anche i cittadini, cioè entrare nel grande flusso delle informazioni che quotidianamente ciascuno di noi cittadini fanno con l'utilizzo dello smartphone, farle entrare un po', nel flusso informativo della nostra televisione. Ecco, quindi intanto si è formata una redazione, diciamo, di giovani ragazzi del territorio. Come sono stati scelti questi ragazzi? Ma i ragazzi sono stati scelti in maniera molto informale, alcuni per conoscenze perché ci avevano contattato, sono ancora non molti, ma qualcuno, i giovani che si affacciano alla televisione chiedendo di voler fare il giornalista. E allora con qualche colloquio con alcuni di loro abbiamo deciso di dar vita al progetto. Altri invece ci sono stati segnalati dagli insegnanti di religione. Abbiamo scelto questa categoria, i docenti di religione, perché secondo noi sono tra gli insegnanti che riescono un po' a scovare, a valorizzare determinati talenti dei ragazzi. E devo dire che ci hanno azzeccato perché gli 11 giovani dai 19 ai 26 anni, è un po' questo il range d'età dei ragazzi coinvolti, sono tutti ragazzi davvero in gamba e che con grande entusiasmo hanno deciso di partecipare. E allora sentiamo direttamente appunto le protagoniste di questo progetto. Iniziamo un po' da Valeria. Intanto spiegaci quindi che strumenti avete utilizzato voi. Allora, sì, principalmente abbiamo utilizzato lo smartphone e a fianco allo smartphone avevamo questo strumento che si chiama Rig, insieme a un microfono e volendo anche la luce, e serviva appunto era diciamo un ausilio che insieme allo smartphone poteva aiutarci a filmare in maniera diciamo il più possibile professionale. E poi, una volta tornati a casa, avevamo appunto questo programma sullo smartphone dove potevamo poi montare i nostri servizi che avevamo girato. Silvia, è la prima volta che utilizzate anche questi strumenti? Sì, è la prima volta che faccio del giornalismo utilizzando questi strumenti innovativi. Non ci avevo neanche pensato, sinceramente. Nonostante noi giovani siamo quasi sempre sullo smartphone, la possibilità di utilizzarlo per fare giornalismo non mi era venuta in mente. E invece penso che sia proprio questo il futuro di questa professione. E com'è? È stato facile comunque anche partire da zero, quindi fare riprese, poi anche montaggio. Chiedo prima a Silvia e poi a Valeria. Allora, all'inizio direi non facilissimo, dovevo stare un po' attenta alle mani che tremavano, a come fare le inquadrature, a stare attenta sia all'intervistato, a quello che mi stava dicendo, sia a
quello che stavo riprendendo. Poi anche il montaggio non è affar semplice, soprattutto se è fatto su uno smartphone. Però devo dire che col tempo siamo migliorati tutti quanti e abbiamo veramente imparato molto e appunto adesso riusciamo a fare dei bei servizi, secondo me. Sì, assolutamente sì, posso confermare, è capitato appunto di vederli e sono decisamente belli, può confermare anche Giacomo, immagino. Sì, confermo anch'io, devo dire che sono rimasto molto stupito nel vedere come in poco tempo, perché il progetto purtroppo è iniziato in ritardo per colpa prima del lockdown, poi ci sono state tutte le zone rosse, cose che purtroppo hanno influito sulla vita di tutti e su tutti i progetti nati nell'ultimo periodo. Però poi abbiamo fatto prima delle lezioni di giornalismo, giornalismo tradizionale, i principi anche della deontologia e poi giornalismo sulla carta stampata, il giornalismo televisivo e il giornalismo digitale. E poi la parte fondamentale che serve per tutti i tipi di progetti che coinvolgono altre persone, in particolare i giovani, abbiamo dato fiducia a questi ragazzi. Se tu dai fiducia ai ragazzi, li coinvolgi, poi i risultati arrivano. E devo dire che all'inizio chiaramente abbiamo dovuto sistemare un po' i primi servizi, ma gli ultimi sono veramente eccellenti. Abbiamo visto in alcune immagini Valeria intervistare un disabile che ha raccontato le difficoltà vissute da una persona con disabilità nel vivere la quotidianità. Perché Prato Mobile è tante cose, è anche una trasmissione, siamo su TV Prato e quindi in ogni puntata saranno 8, affronteremo un tema diverso. I giornalisti di Prato Mobile sono andati a giro per il nostro territorio e armati del loro rig con telefonino, microfono, luce, come vi hanno mostrato Silvia e Valeria, hanno realizzato i loro servizi. Servizi di cronaca, servizi, c'è molto storytelling, molte storie, fatti, della nostra città raccontati da un punto di vista diverso, con strumenti, diversi. Secondo noi non è semplicemente un nuovo modo di fare televisione, di fare giornalismo, forse è il modo oggi, più importante, ecco, quello che ti dà la possibilità di essere immediato e di avere ovunque, in qualsiasi momento, degli strumenti per riprendere la nostra realtà, la nostra città. Valeria, tu avevi mai appunto utilizzato questi strumenti? Com'è stato questo approccio? Come ti sei trovata? All'inizio abbastanza complicato, più che altro la cosa più difficile è stato gestire contemporaneamente la parte del giornalista e quella, diciamo, del cameraman, quindi gestire sia la parte dell'intervista che quella appunto delle riprese, perché uno magari non ci pensa, però dietro a un servizio ci sono più persone spesso, più figure, e ritrovarsi a fare tutto da soli non è stato, insomma, semplice all'inizio. Poi uno piano piano, diciamo, parte con l'idea, insomma, di quello che deve fare, è più sicuro e piano piano, insomma, ci prende la mano. Però ecco, diciamo, questa è stata la prima difficoltà che ho riscontrato e penso, insomma, anche i miei compagni, perché non era una cosa semplicissima. Assolutamente. Hai avuto modo così anche magari di scoprire una città diversa, una Prato che non ti aspettavi, Valeria? Sì, sicuramente sì, perché comunque dietro a ogni servizio c'erano delle storie veramente interessanti, non solo dei servizi che ho fatto io, ma anche i servizi che hanno fatto i miei compagni. Tutte le volte che li riguardavamo venivano fuori veramente delle storie interessanti. E poi soprattutto, come anche ha detto Giacomo, ogni puntata ha affrontato un tema diverso. E quindi, appunto, pensare tutte le puntate, 11 persone, 11 tematiche diverse, insomma, veramente anche un arricchimento proprio sulla città di Prato, ecco. Ecco, visto che si parla appunto delle puntate, Giacomo, spieghiamo un po' quindi quando andrà in onda Prato Mobile. Allora, Prato Mobile in televisione andrà in onda il martedì e il giovedì alle ore 19, quindi due puntate a settimana, due puntate inedite a settimana, con replica il sabato alle ore 14 e la domenica alle ore 13. Però non è soltanto un programma televisivo, Prato Mobile, sul nostro sito tvprato.it ci sarà una pagina con tutti i contenuti della puntata, molte cose andranno in onda in televisione sul nostro canale 74, altre le potrete vedere in rete. Prato Mobile è anche una pagina Facebook e una pagina Instagram, quindi potete seguirci e vedere quello che i nostri ragazzi hanno scovato in giro per la città.
Allora chiedo sia a Valeria che a Silvia, partiamo quindi da Silvia, un invito, perché guardare Prato Mobile? Allora, perché guardare Prato Mobile? Sicuramente per conoscere tante realtà nuove, tante realtà poco conosciute della nostra città e anche per dare una possibilità a noi giovani e appunto a un nuovo modo di fare giornalismo, ecco. Valeria? Io direi perché comunque è stato un bel progetto, ci abbiamo messo veramente tanto impegno e con cadenza costante tutte le settimane, quindi insomma, secondo me ne vale la pena, ecco, anche per un pubblico che, diciamo, non sa che cos'è, penso possa essere molto interessante. Assolutamente sì. Giacomo, l'ultima cosa è ti. L'ultima cosa da dire è questa, che è un po' la seconda fase del progetto che Esatto. avverrà a breve ed è il coinvolgimento dei cittadini, perché è una città da condividere da noi giornalisti di TV Prato, dalla giovane redazione di Prato Mobile, ma anche da voi cittadini. E quindi sul sito di TV Prato, però non anticipo niente, ci sarà la possibilità e anche sulla app di TV Prato di caricare video, foto e partecipare a questo content hub, a questa raccolta di video materiale che poi la nostra redazione renderà fruibile e condividerà con tutti. Insomma, continuate a seguirci e poi scoprirete di più su questo progetto. Esatto, io allora ringrazio Silvia Fioravanti per essere stata con noi, grazie mille. Grazie a voi. E grazie anche a Valeria Ghiri, grazie. Grazie mille a voi. E ovviamente grazie a Giacomo Cocchi che appunto sta portando avanti questo progetto, sta facendo crescere anche questa redazione di giovani giornalisti, Grazie, grazie mille. Arianna. E a tutti voi ovviamente grazie per averci seguito e ci vediamo domani con Intorno alle 9. Arrivederci.